Ciao! Allora, oggi nel Polish of the Day, lo smalto del giorno. A me questa rubrica piace particolarmente e continuerò a portarla avanti. Sono contenta che adesso, insomma, tante ragazze mi stiano facendo più domande anche sugli smalti, queste cosine qua, perché sapete che è una delle mie più grandi passioni. Ne ho tanti, quindi ho delle opinioni molto precise su vari brand, low cost o high cost, insomma, su un po' tutto. Vi faccio vedere quello che porto oggi, che è questo smalto qui. È un color rosa violetto con un fortissimo sottotono grigio. Purtroppo i viola vengono un po' sfalsati in cam, quindi sembra un po' più acceso rispetto a quanto non sia nella realtà, rimane un pochino più grigiastro. Allora, questo smalto io l'ho preso da poco ed è il numero 130 What's My Name? Punto di domanda della Essence. E in effetti, almeno dall'anteprima che vedo qui, è un tantinello falsato, nel senso che, ripeto, è un pochino più grigiastro rispetto a come lo state vedendo. Il nome è questo. Vediamo se riesco a farvelo vedere. È questo qui. Ed è un cream, è uno degli smalti ovviamente della nuova formulazione e del nuovo packaging. Devo dire che di questi smalti io ne ho 4 o 5, credo, e hanno cambiato la formulazione, sono molto più coprenti, molto più resistenti, hanno una buona stesura ed hanno anche un buon applicatore, che ora vi faccio anche vedere. È un pennello di quelli belli larghi, stondati nella parte sotto, è molto preciso, veramente a prova di bomba. Eccolo qua, lo vedete? Mi è piaciuto molto questo smalto, ha un'ottima stesura, è coprente già dalla prima passata, quindi se siete abbastanza precise, riuscite ad avere un ottimo risultato anche con una sola passata, perché ha una giusta densità e una giusta coprenza. Altrimenti, sapete che insomma pure io, al di là del fatto di essere precisa o meno, preferisco sempre le due passate, per andare insomma uniformare perfettamente da parte a parte. Io sono un po' pignoletta, però ecco, tutto là. Il risultato è questo. Lo trovo molto bello e molto elegante, anche sulle unghie un po' più lunghe perché mi stanno crescendo, quindi quando sono così lunghe, insomma, in genere prediligo dei colori un po' più tranquilli rispetto a quelli molto accesi che sapete che porto anche molto volentieri. Questo smalto, una curiosità. Purtroppo, come spesso capita, io questo qui l'ho preso alla Gardenia, perché la Gardenia che sta nel centro commerciale, che è all'outlet, di fronte all'outlet di Castelromano, per intenderci, per chi è di Roma e dintorni sa di che cosa io stia parlando, ha lo stand della Essence all'interno. E devo dire che è un ottimo stand della Essence, perché essendo all'interno di una profumeria molto ordinata, molto pulita, quella Gardenia, devo dire che è la più bella che io abbia mai visto. Non ho una grandissima simpatia per come catena di profumerie, insomma, non è tra le mie preferite, però ogni tanto ci vado perché ho anche delle amiche che ci lavorano, quindi ogni tanto mi capita di andarci. Quella, oltre a essere fornitissima, poi è nuova perché quel centro commerciale, sapete che è nuovo, quindi comunque ha tutta la nuova struttura, veramente fatta bene. C'è lo stand della Essence, mi era arrivato questo mese fino al 30, non mi ricordo fino a quando, c'è lo sconto del 20% su tutti i prodotti. Sappiate che c'è, siccome c'è scritto nell'SMS che vi arriva che non su tutte le marche è applicabile questo sconto, sulla Essence è applicabile, quindi già il costo è quello che è, perché questo costa 1,99 euro. In più l'ho preso con lo sconto del 20%, quindi l'ho pagato tipo 1,60 euro, qualcosa del genere. Quindi insomma sappiate che ci sono gli sconti anche su questi. Oltretutto, io sono andata un po' di giorni fa, c'erano tre limited edition, c'era quella di Biancaneve e Sette Nani che non è nuova, ma evidentemente gliel'hanno rifornita in quanto loro hanno aperto boh, da un paio di mesi, qualcosa del genere, forse nemmeno. Poi c'era una invernale, io non le conosco quindi non so dirvi i nomi delle collezioni. Comunque, una invernale tutta sui toni del bluette, del viola e del bianco, e un'altra che aveva tutte delle palettine con la scritta Love, mi sembra, insomma, ecco, per dare qualche informazione a qualche ragazza che è dei dintorni di Roma e che magari è interessata, se avete lo sconto, insomma, ci sono veramente tante, tante cosine. In più, lo stand è ordinatissimo, pulitissimo, c'era un po' di tutto quando sono andata io, quindi trovate davvero un buon
buon assortimento. E in più c'è anche lo stand della De Balma, perché non in tutte le gardenie c'è, lì c'è anche lo stand della De Balma. Comunque, ritornando allo smalto, questo smalto mi è piaciuto moltissimo. Mi è piaciuto moltissimo, ma il problema è che in negozio con le luci mi sembrava leggermente diverso. Poi neanche a farla apposta mi sembrava leggermente diverso, più tipo questo, che è un rosa un pochino più chiaro che poi mi è arrivato in regalo grazie a Lucy Medici, il canale. Quindi neanche lo sapeva, giustamente. Comunque, invece, questo qui, una volta uscita e tornata a casa, mi sono resa conto che era nettamente più intenso, più scuro, più sul viola, sempre con questo sottotono grigio. So che può non sembrare, però vi assicuro, insomma, che è così. E non solo, appena l'ho visto per bene, mi sono resa conto che è uguale a questo. Questo adesso, se li vedete così, non so se è un problema della boccetta, però riflettono la luce in maniera diversa. Questo sembra più rosa e questo sembra un po' più scuro. In realtà il colore è questo e lo vedete anche così, eccolo. Cioè, una volta applicato il colore è proprio questo qua. Qui fa un riflesso diverso e sembra più chiaro, ma non è così. Lo vedete da sole perché ecco questo applicato è l'Essence, ma il colore è identico al Gel Like numero 03 della Deborah. E infatti mi sono resa conto che l'avevo già, tra l'altro questo l'ho utilizzato una sola volta. Sono molto simili come stesura, come tipo di prodotto, come coprenza, sono veramente molto molto simili. La differenza è che questo a prezzo pieno costa 1,99, questo a prezzo pieno sta, mi sembra, tra i 5 e 6 euro. Adesso non ricordo più quanto l'ho pagato, però sta tra i 5 e i 6 euro. Quindi, che dire? Se vi piace questo genere di colore, cercate l'Essence numero 130. Questo qui adesso lo manderò in Beauty Adoption, perché insomma mi sembra un po' troppo tutto questo smalto di questo colore, per cui questo qua lo darò in adozione ad una cara amica. Questo è quanto, e con lo smalto del giorno che è l'Essence, questo qui, vi saluto e ci vediamo alla prossima.